Camminare in Toscana, storia e identità in sei percorsi. È il titolo di una guida edita da Pacini Editore in collaborazione con la Regione Toscana, la cui autrice Barbara Agizzi è qui nostra ospite. Cominciamo con una domanda di base, Barbara. Cosa si può definire cammino? Un cammino è un percorso che attraversa un territorio e nasce da un'identità ben specifica. Un cammino può nascere da una storia, da una leggenda, da una tradizione. E un cammino può essere stato tracciato ricongiungendo dei punti significativi che si legano attorno a una tematica. O nella più tradizionale delle ipotesi, un cammino è semplicemente un antico percorso che veniva vissuto e veniva percorso appunto da pellegrini, mercanti in tempi antichi e lentamente questi antichi percorsi stanno guadagnando un appeal notevole nelle politiche regionali di investimenti e di valorizzazione. Ecco, nelle politiche della regione, ma anche appunto nell'attenzione dei pellegrini o degli appassionati dei percorsi in più giorni. Ci sono infatti motivazioni di carattere religioso o di carattere appunto identitario o storico. E quindi veniamo appunto alla scelta di sei percorsi che hanno appunto caratteristiche diverse. Quali sono e perché questi sei? Sì, allora i sei percorsi raccontati nel libro sono stati scelti poiché si tratta di cammini, a me piace chiamarli e definirli cammini in via di sviluppo, sono progetti che sono in corso di realizzazione. E alcuni di loro hanno segnaletica in loco, altri hanno solamente invece il tracciato in GPX, il tracciato in digitale. E in ogni caso, attorno a questi sei cammini che sono stati scelti chiaramente grazie alla collaborazione con Regione Toscana, attorno a questi sei cammini si sta sviluppando tutta un'attenzione particolare riguardo la cura, la manutenzione, la valorizzazione e la comunicazione di questi sei percorsi scelti. I sei percorsi raccontati nel libro hanno tematiche molto diverse tra loro. Abbiamo dei cammini religiosi come il Cammino di San Jacopo, il Cammino di Santa Giulia e la Via del Volto Santo. Abbiamo cammini storici, cammini che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio, ma anche le vie di mercanti che collegavano ad esempio Firenze e Siena come la Via Romea del Chianti. E infine abbiamo percorsi etruschi, percorsi storici come la Via degli Etruschi o come la Via della Transumanza che attraverso il ripercorrere questi antichi tratturi solcati da greggi e da pastori in epoche non molto antiche, in realtà fino a una sessantina di anni fa la Toscana era ben attraversata da greggi transumanti che si spostavano dai luoghi più freschi e freddi degli Appennini verso il mare per passare l'inverno con un clima più mite e favorevole. E quindi ecco, abbiamo un'ampia diversità di cammini e di territori raccontati nel libro, perché ecco, attraverso un cammino l'anima vera di un territorio può essere espressa e possono essere messe in luce ed evidenziate tutte le eccellenze e le peculiarità che è possibile vedere, è possibile vivere in un qualsiasi territorio. Allora, molti di coloro che appunto affrontano i percorsi hanno un certo grado di autonomia, non stanno dietro magari a libri o guide, eccetera,
ma saputo più o meno attraverso internet o con descrizioni abbastanza sommarie, itinerario da percorrere, prendono un GPS e cercano di seguire la strada. Però il valore culturale storico appunto di un libro come questo è un valore aggiunto che soprattutto in una regione come la nostra penso che sia imprescindibile. Certo, perché nonostante i tempi lenti e l'attenzione particolare che un camminatore può riuscire ad avere percorrendo un cammino, un territorio, in realtà delle volte non conoscendo i posti, i luoghi visitati e percorsi, spesso vengono trascurate e tralasciate tante piccole eccellenze e peculiarità che non riescono a essere evidenziate magari percorrendo semplicemente il percorso. Il valore aggiunto del libro consiste nel raccontare tutte le eccellenze dal punto di vista storico, archeologico, ma anche enogastronomico, anche delle piccole tradizioni e feste sociali che possono essere vissute percorrendo uno di questi sei percorsi. Quindi, ecco, il valore aggiunto consiste in questo, una sorta di vademecum di come vivere quel cammino e cosa vedere, cosa fare, le opportunità e le occasioni che possono essere vissute. E qui c'è un po' tutta la Toscana, diverse zone, territori appunto differenti l'uno dall'altro, ma tu tra l'altro non sei toscana ma abruzzese e quindi magari hai anche uno sguardo più libero, più diciamo oggettivo Obiettivo, sì. sì, sulla nostra regione. Quali sono i luoghi, senza far torto a nessuno, che ti hanno più colpito di questi sei cammini? Sì, allora nella scelta di questi sei cammini abbiamo cercato di narrare e raccontare un po' tutto il territorio toscano, perché più o meno vengono abbracciate tutte le aree, dal nord a sud, dagli Appennini fino al mare. Io, ecco, venendo dall'Aquila, in particolare avendo vissuto un gran passato da camminatrice e amante del trekking e della speleologia, avendo avuto una famiglia di pastori transumanti montanari, a livello di affezione sono rimasta molto innamorata della via della transumanza come tema, come tematica. L'ho vissuta quando ero piccola come spettatrice chiaramente delle gesta, dei racconti dei miei nonni, ma anche il percorso è molto bello perché dalle zone dell'Appennino, di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, si attraversa tutto il territorio senese, delle Crete, di Asciano, per raggiungere infine al mare, nella zona di Grosseto, e quindi c'è questo percorso in discendenza e questa possibilità di ammirare più tipologie di paesaggio. Mentre dal punto di vista puramente estetico ho apprezzato molto la via del Volto Santo, perché attraversa territori quali la Lunigiana e la Carfagnana, ricchi di montagne, ricchi di aree selvagge, rimaste abbastanza primitivi dal punto di vista naturalistico, e quindi ho apprezzato molto quelle zone lì. E un'ultima cosa, una curiosità, cos'è che ti ha spinto proprio a specializzarti in questo settore? È proprio quello che dicevi prima, cioè questa origine, a parte la passione per il trekking, la speleologia, eccetera, ma anche questa origine familiare, questo legame con la transumanza o c'è anche qualcos'altro? Beh sì, ecco, io mi sono specializzata in turismo sostenibile durante i miei studi universitari e ho scelto di occuparmi delle aree marginali, dei territori interni, delle aree montane, proprio perché venendo dall'Abruzzo e avendo vissuto sulla mia pelle cosa significa vivere in aree dove con pochi servizi e con poche infrastrutture, quindi con una difficoltà di vita maggiore rispetto a una città, ma con dei vantaggi a livello di qualità della vita, di risorse, di natura e di tutta una serie di valori che si legano a questo tipo di territori. Quindi, avendo vissuto questo, so come ci si sente, no? A essere un pochino tirati fuori.
Proprio per questo il cammino credo che rappresenti un'occasione per i territori e le aree un pochino messe da parte dai normali flussi turistici di massa. Il cammino può rappresentare un ottimo strumento di valorizzazione e di aiuto per queste zone. Che non mancano nemmeno in Toscana. Ecco, Perfetto. e in più è anche un'occasione di riscoperta e di messa a valore di quelle risorse che sono numerosissime, varie e di estrema qualità di questi luoghi. Bene, allora grazie Barbara e non c'è che da andare a scoprire questi sei cammini. Quindi buona scoperta e buon cammino a tutti. Grazie.